Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova casella. Io sono ancora addormentata, ma oggi vloggerò e vi porterò con me perché stasera ho il concerto di Salmo e non vedo assolutamente l'ora. Mentre adesso andiamo a fare i regali natalizi, però non ho voglia di truccarmi, sinceramente, perché magari voglio truccarmi poi dopo e fare anche magari dei video. Quindi faccio soltanto un po' di skincare con voi, mi tolgo ancora un po' di make-up che è rimasto. E andiamo subito, anche perché facciamo colazione fuori e io amo fare colazione fuori, quindi direi di muoverci e andare a fare sti regali. Le faccio con me. Aggiornamento, sono le 2:40, abbiamo comprato uno, due, tre, allora, uno. tre regali. Oh, il burro cacao nei denti. Guardate che bello sto burro cacao. Comunque, cosa dire? Adesso porto lui al lavoro, nel frattempo c'è un altro supermercato là. Guardiamo qualcos'altro lì perché manca ancora un sacco di roba, solo che sta qua tirava come una matta e c'era una marea di gente. Abbiamo parcheggiato pure abusivamente perché non c'era neanche parcheggio, c'è stato proprio un incubo. Quest'anno i regali sono stati un Posteggio incubo. Carrelli. Abbiamo messo sì, vabbè, nel Non posto so dei carrelli. se vi piacciono i ragazzi più belli. Sapete che io ho parcheggiato nei È posti dei ribello, è carrelli. ribello, è ribello, Sono è ribello, sono ribello. lì e bello. Comunque, siamo veramente, io sono proprio, ho un umore a terra perché odio la gente, Ma lei è sempre così contenta, lei è sempre odio felice. fare shopping. I regali no, mi piace farli, però mi piace farli dove ci sono soltanto io nel negozio e non un cane che tira. Poi i regali iniziano a pesare in mano, te li devi portare dappertutto. Odio. Poi fa caldo con L'unica le cosa brutta di fare i giacche. regali è che li devi pagare. Per il resto, sapere, a tutti piacciono fare i regali, anche a me piace, però quando li paghi Vabbè. ti piacciono molto meno. E nulla, adesso appunto andiamo lì, vediamo. Oh Madonna, ha slittato pure. Vediamo se c'è qualcosa da mangiare anche perché in tutto ciò dobbiamo fare. Poi alle 5 io sto tornando a casa ora con Salmo al massimo perché devo ripassare tutte le canzoni. E nulla, adesso, cioè in teoria io dovrei fare un video per oggi, ma non ho proprio tempo materiale di farlo. E in più devo fare il vlog comunque mentre mi preparo per il concerto perché tanto mi devo preparare. E quindi sono un po' in crisi perché o faccio un video alla veloce, ma non so proprio cosa fare. Saltando tutti questi giorni, anche le idee sono un po' andate lontane, Finalmente perse. sono salita, ho le mani distrutte perché ho portato tutti questi pacchi, più il cane, per un bel pezzetto perché non c'era posto. E ora, vabbè, ora proprio, ora no, però comunque devo incartare queste cose. Qualcosa è già incartato, qualcosa lo devo fare. Ma adesso, tipo sono le 5:10, devo uscire di casa tra 50 minuti, devo farmi doccia, truccarmi. Quindi no, non ce la faccio a fare i video per oggi. In più devo anche impacchettare il regalo della mia amica perché io lo devo lasciare ora. Che è tipo sta cosa. Cioè, vabbè, faccio disastri. Vabbè, ve lo faccio vedere direttamente quando lo impacchetto. Perché tanto non sono spoiler, perché il video esce poi domani. E nulla, mi spiace perché oggi non ho video, però. Cioè, purtroppo non avevo più il tempo materiale di farlo. Anzi, mancano ancora un sacco di regali. E non so che cosa, né cosa fare né dove andare a prenderli. E ho soltanto domani mattina, perché poi il pomeriggio abbiamo da fare. Quindi non so proprio come facciamo. Però basta, adesso entro in mood concerto e mi Allora, preparo. sfrutto la postazione di Kay per mettere il regalo della mia amica dentro questo mega sacchetto. Anzi, devo prima toglierci altre cose, che sono altri regali. Questo è il regalo, mega Stitch. Ok, ve lo metto. Ah, ci sta bello comodo, pensavo che non andasse bene, invece ci sta molto bene. Perché non glielo incarto perché è inutile, cioè è impossibile incartarlo, quindi nulla, io lo pinzerò così, per forza. Chissà cosa pensa quando si vede il mega sacchettone. Comunque nulla, adesso mi preparo, poi lo scoccio e basta. Comunque la borsa è troppo carina. Farmi questa maschera mentre facevo la doccia per tenerla in posa sul viso, ma ho appena scoperto che. Ma frega che cosa oggi? Non lo so. Ho appena scoperto che è per i capelli. Stavo facendo i traslochi, lei sente casino, ed è tutto il giorno, cioè stamattina che eravamo a casa che abbaiava. Quindi nulla, in realtà non la posso fare, quando poi lavrò i capelli la farò. Pensavo fosse per il Allora, ho messo viso. le lenti e adesso devo truccarmi, non so che trucco fare, quindi penso di fare tipo il mio solito e classico. E per cui direi di partire perché sono anche in ritardo. Quindi, come sempre, io sono sempre in ritardo nella mia vita.
Però almeno ho messo le lenti tipo in 2 secondi con la mano che trema, non so se potete notarlo, perché ho portato sui pacchi pesanti col cane e tutto, e quindi ho ancora tutto il muscolo indolenzito, tipo, non lo so, sotto sforzo. Non saprei neanche la motivazione, però so che mi trema tantissimo. E nulla, sono troppo gasata di andare al concerto, cioè non vedo proprio l'ora. Io amo i concerti, cioè per me le serate ideali dovrebbero essere concerto, cioè tutte le sere un cantante diverso, poi tipo dovrebbero ritornare almeno una volta al mese quelle che mi piacciono nella città, perché tipo, cioè tornano dopo una vita. Tipo ultimo c'è stato giugno e adesso chissà quando tornerà, forse 2024, 2023, no, l'ha già detto. Salmo, chissà quando torna, io sto aspettando Nitro da una vita e boh, non si sa, quindi secondo me dovrebbero esserci più concerti. Timo ha messo la data che c'è a Lignano, fammi sapere se gli piace l'ultimo. Se non vi piace, mi spiace, ma io impazzisco per lui. Cioè, ma trema ancora, come faccio a mettere l'eyeliner? Cioè, guardate... No, vi giuro, io non riesco veramente a truccarmi. Non so come metterò l'eyeliner oggi. Credo oggi di fare l'eyeliner sfumato, perché vi giuro che ho sta tremarella per aver portato le borse. Comunque sono molto dispiaciuta di non portare nessun video oggi. Molto, molto. Però purtroppo la vita... E cioè, le giornate sono brevi e bisogna fare tante cose, tra cui ho dovuto obbligatoriamente fare i regali oggi. E me ne mancano ancora tanti. Comunque stamattina è stato devastante ed è uscita tutta la cattiveria che è in me, perché io odio i supermercati, fare shopping è la cosa che detesto di più in tutta la mia vita. E in più col cane che tirava, le borse che pesavano, poi ho detto che di prendere il carrello, poi alla fine non l'abbiamo più preso, invece sarebbe stato comodo perché avremmo messo il cane là dentro, le giacche e le borse, avremmo girato con quello. Quindi è stato un incubo pieno di gente, ma tutti che devono fare i regali, tutti che si sono svegliati all'ultimo, e tipo anche il multipiano, il parcheggio multipiano era tutto pieno, cioè la gente veramente, erano tutti lì oggi, e io odio queste cose, è stata una prova di coraggio. Il negozio peggiore, non so quale sia stato, perché cioè, era tutto pieno, Primark neanche ci ho pensato lontanamente, sicuramente avrei risolto e avrei regalato tutto da lì, cioè tutto il resto delle cose che mi mancano, perché sarebbe stato da veramente d'aiuto, ma era inavvicinabile, vabbè, poi magari ci entri, cioè la coda è veloce, però proprio pensare di buttarmi lì dentro in mezzo a tutta la gente che cerca i regali, no. Cioè io amo il Natale, mi piace fare i regali, decorare, avete visto, i calendari dell'avvento e tutto, ma veramente oggi stavo diventando il Grinch. Raga, io non so se voi lo percepite, vedete, se mi metto così, inizio a tremare. Raga, ma che incubo. Se lo vedete che sto tremando. Come faccio? Raga, basta, non faccio altro perché veramente non ce la faccio più. Freya, ti arrabbi tu. Mettiamo il mascara, ma posso anche tremare. Che ore sono? Sono le 5:34 del pomeriggio. Buona serata. Grazie Alex, anche a te. Quanti giorni mancano a Natale? Ciao, lascio la parola a Babbo Natale. Mancano 7 giorni a Natale, una sola settimana. Come farò a fare tutto? È meglio che inizi a fare la lista dei compiti per ognuno dei miei aiutanti. Devo solo ricordarmi di usarla e di non dimenticarmi la rotolata negli stivali, come al solito. Io adoro queste cose. Molto bene, ora mi vesto, poi cerco un rossetto. Comunque, sto burro cacao super approvato. Mi vesto, cerco un rossetto e ci riaggiorniamo. Pronto, ho messo anche il rossetto. Sono vestita così, cioè io mi vesto sempre così, quindi in realtà non ve la faccio mai vedere l'outfit, perché tanto pantaloncini, calze, maglioncino e stivali. Quindi questo è sempre il mio outfit, cambierò soltanto i colori. Ora faccio mangiare il cane e parto. Poteri forti, aprono i conti ma chiudono i porti. Rubano i soldi impossibili, o forse la gente sorride coi tagli si forza. Pronto soccorso, siamo già morti. Scherzo dai, scherzo dai, piacere felice bro, felice mai. Sulla testa del mondo, ma tu chi sai, dovrà cai, veterano io l'ultimo stato.
Sono rientrata ora, mi sono già struccata, ma volevo appunto raccontarvi di come è andato il concerto, perché raga è stato assurdo, cioè io non ho mai visto un concerto così bello, così pieno di roba, cioè Salmo è veramente un genio, si inventa di tutto. Se avete pezzi bianchi è soltanto un pezzo di, come si chiama, di balsamo labbra. Comunque, cioè, si inventa di tutto, assurdo, assurdo, tutto quello che è successo, quindi mi raccomando, cioè, andate a questo cazzo di concerto perché merita, cioè, tipo, surfato tra la gente, si è spostato, quindi, invece che rimanere sul palco è andato di fronte, dove c'è una parte, si è messo a cantare lì, quindi, tipo, quelli che erano nell'ultima fila si sono ritrovati ad avere Salmo davanti, ad essere primi, no, assurdo tutto, veramente assurdo. Alla fine del concerto ha fatto anche DJ set e ci ha fatto ballare a tutti, cioè, migliore concerto della mia vita, assolutamente Salmo, infatti a marzo ritorno a Torino e ci devo assolutamente ritornare perché è bellissimo. E nulla, sono stanca morta, sono a pezzi, distrutta, ma felice, quindi ora me ne vado a dormire perché stranamente non ho perso la voce, ho cercato di non urlare troppo, però comunque la tosse rimane, quindi quella c'è. Però vi giuro è stato proprio tutto perfetto e bellissimo, veramente, veramente stupendo, bello bello. Ho fatto anche qualche video, non troppo, però qualcosa ho fatto, sicuro ve l'ho già messo e basta, direi che vado a dormire. Questo vlogmas finisce qua, spero che di riuscire a fare tanti video fino a Natale, perché in realtà non ce la sto facendo, però mi apprezzate anche così, vero? Con pochi video. E appunto ci vediamo in un prossimo video. Ciao!